Ben ritrovati al settimanale di Taurianova TV. Ritornano le celebrazioni della Festa della Repubblica del 2 giugno dopo gli anni della pandemia. Manifestazione in tutta Italia e a Roma con il presidente Mattarella. A Reggio Calabria l'Associazione 25 Aprile ANPA, in collaborazione con la città metropolitana e il comune di Reggio Calabria, ha tenuto un convegno dal titolo 2 giugno 1946, nascita della Repubblica e della Costituente, al quale hanno partecipato il professore Sandro Vitale, il magistrato Vincenzo Macrì, lo storico giornalista Pantaleone Sergi, il preside Angelo Vecchio e Filippo Quartuccio, delegato per la cultura della città metropolitana. Reggio Calabria. I carabinieri dei Nassi, in un comune della fascia ionica, scovano un dentista abusivo e lo denunciano. Per esercizio abusivo della professione sanitaria, l'uomo era stato già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie per il medesimo reato. A sud del sud. Il libro del giornalista Giuseppe Smorto, presentato a Gioia Tauro, a conclusione della rassegna Il Maggio dei Libri, voluta dal sindaco Aldo Alessio e dall'assessore alla cultura Carmen Moliterno. Tanta gente e diverse personalità alla biblioteca comunale e tra questi il senatore Fabio Audino e l'ammiraglio Andrea Agostinelli. Un viaggio tra le realtà positive della Calabria e tra i resistenti all''ndrangheta che Smorto racconta in questo volume, servizio di Pino Battista e Aldo Polisena. Questa sera Gioia Tauro per la chiusura della manifestazione Il Maggio dei Libri, un'iniziativa importante, con la presenza di un giornalista scrittore, Giuseppe Smorto, il quale ha scritto un libro al sud del sud, raccontando non solo gli aspetti negativi ma anche gli aspetti positivi di questa regione, fatta da imprenditori capaci, fatta di iniziative importanti, di iniziative sul piano culturale, sul piano sociale. Ma dottore, quanto pesa l''ndrangheta nella vita dei calabresi? Pesa molto nella vita dei calabresi, pesa molto anche perché oscura, c'è valori positivi, valori imprenditoriali, valori culturali che vengono espressi dalle persone che racconto all'interno del libro. Il problema dell'immagine della Calabria è decisivo, soprattutto nell'economia. Ci sono imprese che aprono delle sedi quasi finte al nord, imprese calabresi, proprio perché hanno paura di essere etichettate come aziende calabresi. Noi sappiamo che solo grazie all'economia, grazie al lavoro, questo territorio si riscatterà. Io ho fatto questo libro cercando di raccontare le storie delle persone che si impegnano in Calabria. Dottore, lei nel libro ha messo in rilievo l'importanza del porto di Gioia Tauro, che può rappresentare veramente l'elemento di sviluppo della Calabria. Sì, il porto di Gioia Tauro è una meravigliosa realtà, è arrivata non per caso ma grazie all'impegno di una persona appassionata per il bene pubblico come l'ammiraglio Agostinelli. E quest'anno il Porto Gioia Tauro farà segnare, come ha detto Agostinelli durante la presentazione, farà segnare quasi sicuramente un più 10%, a maggio il dato è più 8%, e c'è bisogno che questa realtà dialoghi di più con il territorio, ma è anche vero appunto che la presenza di Agostinelli qui dimostra quanto il porto voglia dialogare con il territorio. Del resto Agostinelli lo spiega in un modo molto semplice che cosa vuol dire il porto di Gioia Tauro per questo territorio. Ogni gru che arriva, e quest'anno ne arriveranno tre, sono 150 posti di lavoro. Quindi un libro che racconta gli aspetti positivi di una regione che vuole riscattarsi anche dall'oppressione dell''ndrangheta.
Il Rotary di Polistena inaugura il monumento per promuovere il dialogo fra i popoli. In contrada Fontana Piazza, nel comune di Cittanova, installata la Ruota della Pace. All'iniziativa hanno partecipato tanti sindaci e tra questi quello di Cittanova e di Taurianova e lo stesso sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace. Serra San Bruno. Quattro soggetti denunciati dai carabinieri forestali di Serra San Bruno per incendio boschivo in area protetta. Nei giorni scorsi i militari della stazione Carabinieri Forestale, durante un controllo effettuato nel comune di Serra San Bruno, località Angelaro, svolto in seguito al verificarsi di un incendio, hanno deferito in stato di libertà quattro soggetti responsabili di aver cagionato un incendio boschivo colposo in area protetta. Festa della Repubblica. Versace e Brunetti, porre fine all'insensatezza della guerra e promuovere la pace. I sindaci facenti funzione della città metropolitana e del comune di Reggio Calabria hanno preso parte alla tradizionale cerimonia al monumento ai caduti sul lungomare Falcomatà. Oggi, hanno detto, è una giornata molto importante per il nostro paese che 76 anni fa scelse la Repubblica aprendo le porte alla libertà e alla democrazia. La festa che celebriamo è per la pace, ma purtroppo dobbiamo registrare il conflitto russo-ucraino che non possiamo accettare. Cittanova Floreale, 14ª edizione. Francesco Cosentino, sindaco della città, e Caterina Del Grande, presidente dell'associazione Pro Fondazione Carlo Ruggeri, hanno inaugurato l'importante iniziativa che ha richiamato presso la villa comunale espositori, appassionati di piante, di fiori e artisti. Un tuffo nel mondo della conoscenza, delle pratiche di coltivazione di piante e fiori in difesa della biodiversità. Vediamo il servizio di Pino Battista e Aldo Polisena. 14ª edizione di Cittanova Floreale organizzata dall'Associazione Carlo Ruggeri e dal Comune di Cittanova. Ecco! Una tappa importante che come ogni anno richiama tanta gente qui alla villa Carlo Ruggeri di Cittanova, ma richiama soprattutto tanti espositori, un esempio di biodiversità che nel cuore di Cittanova, nel cuore della piana, con l'esposizione di piante e fiori che provengono da tutte le parti del mondo, ma non solamente questo, ci saranno anche momenti per i bambini, corsi di pittura, escursioni, tutta una serie di iniziative atte a valorizzare quella che è la biodiversità del nostro mondo e della piana. Qui a Cittanova con il sindaco Francesco Cosentino per il taglio del nastro di Cittanova Floreale che quest'anno è arrivata alla 14ª edizione. È un traguardo straordinario, un lavoro straordinario che viene fatto dall'associazione, una delle manifestazioni più belle dell'intero panorama calabrese delle manifestazioni, meriterebbe un'attenzione soprattutto da parte di altri enti preposti, io mi riferisco a Città Metropolitana e a Regione Calabria. Si conferma un rapporto sinergico con l'associazione, in maniera particolare con il presidente che io ringrazio, che peraltro col quale collaboriamo ormai assiduamente per tutta una serie di vicende anche per altri motivi lavorativi, per cui un grazie particolare che va al presidente Del Grande per la sua squisita gentilezza e per la sua insomma capacità e preparazione che dimostra in ogni circostanza. Anche quest'anno si aspetta un afflusso di gente abbastanza considerevole, ci sono già tanti espositori che sono già arrivati.
Gli espositori sono diciamo, il rapporto di continuità è quello che dimostra come funziona questo tipo di manifestazione. E chi verrà vede un giardino tenuto in condizioni eccezionali, che ha dei problemi e che speriamo di poter risolvere anche per il futuro, per poterlo mantenere, ed è sarà uno dei punti di attrattiva. Questa è anche la visita in autunno del Principe di Monaco, quindi, che dovrà venire a Cittanova a suggellare il rapporto che si ha con questa comunità. Io penso che questa manifestazione testimonia ogni anno il valore dell'associazionismo cittanovese, le capacità dell'associazionismo cittanovese e le prospettive e le capacità che questa comunità ha anche di essere una comunità accogliente, gentile, che costruisce rapporti estremamente positivi. Caterina Del Grande, presidente dell'associazione Carlo Ruggeri, che insieme al Comune di Cittanova organizza la Cittanova Floreale, che quest'anno è arrivata alla 14ª edizione e come ogni anno sicuramente richiamerà tanta gente, tanti espositori, che durerà questa fiera fino al 5 di giugno. Sì, è ormai un evento consolidato, quest'anno abbiamo aggiunto una giornata in più, quindi tra poco inaugureremo questa 14ª edizione di Cittanova Floreale. Vi aspettiamo numerosi, anche perché lo scenario quest'anno è ancora più bello, ancora più splendente. Questa nostra villa in questo momento è nel massimo della bellezza. E gli espositori sono tutti presenti come gli scorsi anni, e quindi ci attendiamo ovviamente tantissimi visitatori dalla Calabria e non solo. Ricordiamo che non è solo esposizione, ma ci sono tutta una serie di attività anche per i bambini. Assolutamente sì, noi abbiamo creato rete, fatto rete, quindi siamo in contatto continuo con tantissime associazioni di Cittanova, sia sportive sia culturali. Avremo delle attività sportive per bambini sia domani pomeriggio sia anche per adulti la domenica. Ci saranno un workshop di arte e anche una grandiosa collaborazione con le scuole della nostra cittadina. Premio Serto di Pace 2022 a Michele Conia per la gestione dell'emergenza Covid e per l'accoglienza ai profughi ucraini. Il sindaco di Cinquefrondi è stato premiato a Roma per la gestione dell'emergenza Covid. Il premio viene consegnato ogni anno dalla commissione della Fondazione Accademica Sapienza Mundi a personalità che si sono distinti con le loro attività al servizio della comunità. Domenica 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia. In questa giornata si svolgeranno anche le elezioni amministrative in tanti comuni. Nella piana andranno al voto alcuni centri e tra questi il comune di Palmi e di San Ferdinando. A Palmi si ricandida Giuseppe Ranuccio e a San Ferdinando Andrea Tripodi. Polistena. Visita a sorpresa del presidente della Calabria, onorevole Roberto Chiuto, e del commissario dell'ASPI di Reggio Calabria, dottoressa Lucia Di Furia, presso l'ospedale cittadino. Sequestro di banconote contraffatte e fuochi d'artificio, un arresto dei carabinieri a Soriano Calabro. I carabinieri della locale stazione e i cacciatori dello squadrone eliportato sono stati impegnati in una serie di controlli preventivi nel territorio delle Serre Vibonesi. Nel corso di una perquisizione è stato fatto un importante rinvenimento di una mazzetta da 70 banconote da 5 euro mai circolate, perfettamente identiche a quelle avente corso legale. Nello stesso accertamento sono anche stati scoperti una decina di giochi pirotecnici non autorizzati. Passiamo allo sport. Lo Sport Calcio, la Gioiese, dopo 9 anni è stata promossa in eccellenza. Grande entusiasmo in città per una vittoria di tutti. Un gruppo coeso, autentico e forte.
una squadra forte creata dal mister Nocera. I fatti di Palmi, autodifesa al processo di Catanzaro del 1925 di Leonida Repaci, raccontato in un volume da Natale Pace e presentato a maggio dei libri di Gioia Tauro. Natale Pace racconta le vicende dell'agosto del 1925 a Palmi e l'arresto di 33 esponenti della sinistra, e tra questi lo scrittore Leonida Repaci, e la sua autodifesa al processo di Catanzaro. Una vicenda che segnerà per sempre la vita dello scrittore palmese, che sarà considerato un traditore dai suoi cittadini. Intervista a Natale Pace. Beh, è un libro documento, è una novità editoriale con la quale abbiamo voluto, insieme all'editore Pellegrini di Cosenza, abbiamo voluto inaugurare questo progetto importantissimo che lui sta portando avanti, che stiamo portando avanti con un comitato tecnico scientifico di ristampa dell'opera Omnia, del presidente a vita del premio Viareggio, dello scrittore dei Rupe. Abbiamo inaugurato la ristampa con un libro inedito, con una storia inedita che pochi conoscevano, conoscono solo gli addetti ai lavori, nemmeno a Palmi si conosceva a fondo questa vicenda, che invece è estremamente importante nella vita e nella biografia di Leonida Repaci. I fatti di Palmi, la morte di Rocco Girocarne, il giorno della festa della Varia del 1925, i 31 arrestati tra i socialisti e i comunisti palmesi, il gotha del socialismo e del comunismo palmese, per Leonida Repaci e per la famiglia Repaci hanno costituito davvero un bivio. Prima Repaci era una persona, uno scrittore conosciutissimo, viveva il mondo bene della letteratura e del giornalismo milanese. Dopo Leonida ha dovuto ricostruire tutta una vita e l'ha ricostruita in una maniera completamente diversa da come era prima. Sport e calcio. Il sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace ha affermato che Reggio Calabria è una città che ha voglia di calcio e non bisogna essere disfattisti, ma aiutare la regina calcio. Grazie per l'attenzione e alla prossima edizione.